Prova. Allora, oggi, in questa ora e mezza, facciamo un esercizio col pretesto di spiegare questo pattern, oppure spieghiamo questo pattern col pretesto di fare un esercizio, vedetela come volete. Cerchiamo di ragionare insieme su come organizzare il codice partendo spunto, faccio un esempio diverso, ma come idea, sull'ultimo esercizio, prendendo spunto dall'ultimo esercizio del laboratorio scorso. Vi ricordate l'esercizio 3, no, della settimana scorsa, dove c'era il discorso di avere due liste diverse e poter decidere se creare una o creare l'altra. Allora noi partiremo da questo come tipo di problema, per dire... vi sarete chiesti, ma chi è che le crea queste liste? Ma dove vanno definite? Ma quando vengono create? E i posti dove poterle creare non sono tanti, nel senso che o lo crei nel main oppure nel controller. Due classi abbiamo finora nei nostri programmi, nei nostri progetti, però non sono soddisfacenti né l'una né l'altra come soluzione. Poi a livello di codice, nell'esempio, cercheremo di capire perché non sono soddisfacenti. Essenzialmente sembra, allora, il main di fatto deve lanciare tutto, far partire e poi disinteressarsi. No? Quindi facendo riferimento a quell'esercizio, non poteva il main creare la lista perché non sapeva ancora quale tipo di lista l'utente voleva. Non puoi neanche crearle tutte e due, poi le crea tutte e due e poi vediamo l'utente quale usa, sembra uno spreco di risorse. Il controller era un posto in cui potevi crearle, ma concettualmente scricchiola un po' l'idea di avere dei metodi che servono per gestire degli eventi utente, che per realtà gli stessi metodi decidono quali strutture dati usare. Voi chiedetevi sempre, e se fossero 20, che cosa? E se fossero 20 tipi di liste diverse, anziché due, la soluzione che ho pensato andrebbe bene? Sarebbe applicabile? O dovrei fare pagine di copia e incolla, if, control, var, da sé? No? Noi dobbiamo non solamente... è lo sforzo che cerchiamo di fare insieme, non solamente risolvere un problema, cioè fare un programma che gira e che risolve una certa cosa, questo sì, ma nel farlo dobbiamo darci dei metodi di programmazione che ci permettono di organizzare le cose in modo che siano più facilmente gestibili, più facilmente scalabili, più facilmente modificabili, sia più facile farle evolvere, sia più facile farle lavorare con grandi quantità di dati, con grandi variazioni, eccetera, eccetera. Questo chiama o richiede di ragionare un pochino ogni volta che si definisce una classe. Dobbiamo chiederci bene, ma questa classe qual è il suo ruolo? Che cosa fa? Che cosa deve fare e che cosa non deve fare soprattutto? No? Questa è una, se vogliamo, delle difficoltà maggiori della programmazione oggetti, perché altrimenti faremo dei programmi che hanno solo la classe main e 92 metodi. Sarebbero lunghi 8 pagine, ma magari il lavoro lo fanno lo stesso. Ma non ci darebbe nessuno dei vantaggi che la programmazione oggetti ci può dare. In particolare, noi ragioniamo ovviamente sull'organizzazione al momento delle interfacce grafiche, poi la settimana prossima parleremo di basi di dati, di database, e rifaremo lo stesso ragionamento. Ci chiediamo, che ovviamente porterà un risultato diverso, ci chiediamo, ma visto che il problema di gestire in un'unica applicazione e l'interfaccia e i dati e l'utente e l'interazione è difficile, è complicato, fermiamoci un attimo e cerchiamo di trovare se qualcun altro che ha più esperienza di noi ha già trovato una soluzione, uno schema di soluzione, una linea guida. Il termine che hanno adottato negli anni è stato un pattern, uno schema, uno scheletro, uno schema di soluzione a cui posso fare ispirazione.
Cioè, un pattern non è una classe, non è una libreria già fatta, non è un interface, non è un pezzo del linguaggio. È una conoscenza condivisa che dice, guarda che quando ti trovi di fronte a problemi di questo genere, prova a pensarla così e a organizzare il tuo codice in questo modo e vedrai che lo risolvi meglio. E ti dà dei vantaggi che magari tu, nella tua piccola esperienza, e mi ci metto dentro anch'io, non vedi, ma sai che poi quando la cosa andrà su larga scala, se lo organizzi il codice così, funziona meglio e previene problemi che magari al momento tu non capisci neanche, non conosci neppure. Quindi, uno dei pattern più utilizzati è quello che si chiama qua MVC, che sta per Model View Controller. Adesso spieghiamo di che cosa si tratta. Perché nasce questo? Ma nasce perché le interfacce grafiche hanno degli schemi di interazione molto complessi, diversi, no? Da quello che facevate, prendo per esempio il corso di programmazione oggetti, dove tutto sommato il controllo del flusso era nelle vostre mani, perché c'era una certa serie di cose da fare in un certo ordine. Qua il controllo del flusso, cioè che cosa fa il programma e quando e in quale ordine, lo decide l'utente. E se l'utente schiaccia, elimina un elemento senza aver mai creato la lista, cosa deve succedere? Chi glielo impedisce? Nessuno. No? Quindi io scrivo dei metodi ma no, che lavorano con dei dati, ma non ho la minima idea di come e quando verranno chiamati quei metodi. E quindi devo fare lo sforzo di fare meno assunzioni possibili, meno ipotesi possibili su, nel testo dell'esercizio è scritto viene creata la lista, poi l'utente aggiunge delle cose e poi le può eliminare. Ti viene quasi da pensare che queste tre cose avvengono in sequenza. Non detto, non è vero. Un programma con l'interfaccia grafica ha un comportamento che è prettamente asincrono, diciamo anche reattivo. Cioè, sulla base di ciò che fa l'utente, quando decide l'utente, asincrono, è slegato rispetto al tempo di esecuzione del programma, perché dipende dal tempo dell'utente, da quando l'utente vuole fare le cose. Il programma deve reagire. Quindi il programma deve avere un comportamento reattivo, fornire una reazione, una risposta immediata e possibilmente giusta a un'azione asincrona che compie l'utente. È complicato questo, è difficile. Perché significa di fatto fare programmazione concorrente, sono più cose che vanno avanti in parallelo, il nostro cervello non è tanto capace a ragionare così. Quindi dobbiamo darci dei modi per organizzare il programma e soprattutto riconoscere che nel programma, i programmini che abbiamo fatto finora in laboratorio, convivono varie cose. Convive l'interfaccia utente, convivono i dati che l'interfaccia utente vi permette di manipolare, convive la logica di elaborazione di questi dati. Cioè il fatto che io quando aggiungo un elemento, questo qui fa certe operazioni, se l'elemento c'è, se non c'è, se la lista è vuota, se è piena, insomma, facendo esempi più complessi rispetto all'esercizio che vi abbiamo proposto. Quindi ci sono questi tre aspetti che sono concettualmente molto diversi. C'è un conto ragionamento del tipo, ma i dati li memorizzo in una lista o in una mappa? Faccio un esempio. E questo dipende dal mio ragionamento che faccio sulla natura dei dati stessi. Che è completamente slegato rispetto al fatto che un bottone lo metto un po' più in alto, un po' più in basso rispetto alla casella di testo. Che però è altrettanto importante, fa parte dello stesso programma. Però se io vado a mescolare la logica che evidenzia e non evidenzia un bottone rispetto a quella che gestisce la struttura dati, non ci capisco più niente dopo un po', perché non so più se quell'oggetto lì fa parte dei dati o se è parte dell'interfaccia. Quindi, uno dei principi importanti della programmazione di oggetti è di cercare di creare degli oggetti, delle classi che siano il più possibile ignoranti, nel senso che ignorano ciò che gli sta intorno. Una classe deve fare un lavoro e meno questa classe sa, conosce ciò che fanno le altre classi o chi le richiede o chi le chiama in metodi perché, e più questa classe sarà robusta, riutilizzabile in futuro. Perché intorno può cambiare tutto, ma tanto lei non lo sapeva, già non sapeva prima cosa aveva intorno e quindi continuerà a funzionare, continuerà a fare il suo lavoro. Principio di disaccoppiamento,
a cui bisogna attendere, separare in classi diversi le funzioni diverse. È un principio di sopravvivenza. Allora, questo si fa, adesso non leggete lo scritto in piccolo perché tanto non ci interessa, nel caso delle interfacce grafiche spesso si fa cercando di separare, ma anche fisicamente, proprio in file diversi, in classi diverse, tre aspetti principali. Due li conosciamo già. I due che conosciamo già sono la vista e il controller. La vista è il termine, diciamo così, gergale, MVC, V per sta per vista, che indica ciò che l'utente vede, ciò che il programma visualizza a favore dell'utente. E ciò che il programma visualizza a favore dell'utente sono, se poi ci pensiamo, due cose. Dati fissi, informazioni fisse, cioè un bottone, un titolo, una label, un bordino, un colore, e dati, diciamo così, variabili, che possono cambiare, che ho inserito, che ho calcolato, eccetera, eccetera. Allora, sui dati fissi capiamo che è più facile, il fatto che un bottone sia messo lì, vabbè, è lì per sempre, ma il fatto che poi ci sia una casellina che mi deve dire qual è il tempo trascorso, la lunghezza, la quantità di dati che ho inserito, quello è un campo che deve riflettere in tempo reale una proprietà della mia struttura dati. Quindi la vista fa queste due cose. In realtà ne fa un'altra che permette all'utente di giocare, di scrivacchiare, di toccare, di schiacciare i bottoni, eccetera. Poi abbiamo il controller. Il controller è la classe che interviene quando l'utente fa qualcosa che richiede l'intervento del programma. Quindi schiaccia il bottone, conferma una cosa, eccetera, richiede che il programma faccia qualcosa. E noi abbiamo già imparato a conoscere il controller come una classe che contiene uno o più gestori di eventi. Quando arriva questo evento devo fare qualche cosa. Controller, io me lo immagino come una persona che viene svegliata alle 3 di notte, no? Da qualcuno che dice, senti, è successo questo. E allora cosa deve fare come prima cosa? Il controller, dammi un attimo di tempo per guardarmi intorno. Dove sono? Quali sono i dati che sono stati inseriti? Sono giusti? Non sono giusti? Cosa devo fare? Non devo dare per scontato che no, so cosa è successo prima, so cosa ha fatto l'utente prima. Un event handler viene chiamato in modo asincrono, svegliato nelle ore più improbabili e deve comportarsi in modo sensato. Quindi come prima cosa dire, ok, allora io di quali dati ho bisogno? Questo, 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 questo. Sono validi, sono giusti, ci sono, mancano. Allora, se tutto è a posto, allora vediamo cosa devo fare. Faccio il lavoro, faccio l'elaborazione, se non ci sono errori, presento i risultati e così via. Però sono persone diverse che vengono svegliate sempre alle 2 di notte, ma in momenti diversi. Controller è così, è una raccolta di metodi pronti per essere chiamati, gli event handler, pronti per essere chiamati al bisogno, quando serve, quando l'utente farà delle azioni che ne richiedono l'attivazione. Questa è l'anima reattiva del sistema, reagisce alle azioni dell'utente. Cosa fanno queste azioni del controller? Beh, di fatto, come ultimo effetto, è quello che modificano, è quello di modificare ciò che l'utente vede. Quando io aggiungo una stringa alla mia lista, prima mi diceva ci sono 10 parole e dopo mi dirà ci sono 11 parole. L'utente vede un dato che è cambiato a seguito di che cosa? A seguito del fatto che l'utente ha inserito un dato, ha schiacciato sul bottone aggiungi, questo bottone ha attivato un event handler che dopo il suo risveglio e i suoi controlli ha deciso di aggiungere un dato, acquisire il dato, convertirlo, validarlo, eccetera. Aggiungere una lista e poi aggiornare quel campo che mostra la lunghezza della lista, ammesso che ci sia. Questo, se vogliamo, è l'effetto visibile, ma c'è un effetto più importante. L'effetto più importante è che le strutture dati sottostanti, che sono il contenuto di quella lista, sono cambiate. Quindi è cambiato lo stato del programma. Gli esercizi della prima settimana erano esercizi senza stato, la calcolatrice era un tipico esempio di un programma senza stato,
Cioè, dopo che io ho chiamato il metodo che sommava 3 più 2, in tutto il controller, ma in tutto il programma, non rimaneva nessuna traccia dell'operazione che avevo fatto. Non mi serviva ricordarmelo. Non mi influenzava in alcun modo le operazioni successive, sapere quale operazione avevo fatto prima. Non c'è stato. È un programma reattivo puro. Risponde sempre nello stesso modo, indipendentemente da cosa è successo prima. Quelle di questa settimana, invece, erano programmini che avevano già un minimo stato. Uno stato che era una lista di stringhe, poveretta, per brutta che sia. Però è uno stato, nel senso che il programma in quel momento ha un elenco di 8 stringhe che sono queste, che ne posso aggiungere altre, le posso cancellare, eccetera, eccetera. Allora, la richiesta di cancella la stringa, la terza stringa, mi dà un esito diverso a seconda che la terza stringa ci sia, non ci sia, che sia l'ultima oppure no. Quindi le operazioni che fa l'utente sull'interfaccia utente causano l'esecuzione di certe azioni dentro il controller e queste azioni modificano lo stato del sistema. Lo stato del sistema come lo definisco? L'insieme di tutte quelle variabili che caratterizzano l'informazione che il sistema vuole mantenere. No? Poi la settimana prossima faremo il database, quindi vedremo che lo stato, quello grosso, quello con milioni di dati, lo mettiamo in database, non lo mettiamo in una classe, in una lista. Ma il concetto non cambia. Quindi abbiamo qualche cosa di separato, che chiamiamo modello, giusto per usare i termini dell'MVC, che è una o più classi, ma pensiamo a una per semplicità, inizialmente, che fotografano lo stato del sistema. E quindi lì dentro sono scritte le stringhe che sto leggendo. Lì dentro avrò un metodo che mi dice come fare a aggiungere, modificare, cancellare una stringa. Lì dentro avrò un metodo che mi dice se le stringhe memorizzate finora sono o non sono l'insieme vuoto, cioè ce n'è almeno una oppure no, o poi tutte le altre operazioni che posso voler fare. Questo modello, io l'ho disegnato, ma non io, è un libro, ma da 20 anni che lo diciamo, deve essere separato rispetto al controllo. Non deve essere dentro il controllo. Perché? Ma uno, perché non c'entra niente. Cioè voi immaginatevi se le informazioni preziose che volete ricordare le teste in consegna a uno che viene svegliato alle 3 di notte. Ma siete sicuri che le perdete quelle informazioni? Le dovete mettere da un'altra parte in cui ci sia uno tranquillo, pacato. Scusate se faccio teatro un po', ma forse aiuta a ricordarlo. Uno tranquillo che queste informazioni le tiene, le custodisce e si assicura, si accerta responsabile che siano valide sempre. Per cui se cerca di inserire una cosa che non c'entra, ti rifiuta. Ma uno che sveglia alle 3 di notte, che la sua unica urgenza è tornare a dormire il prima possibile, non puoi delegargli un compito così delicato di mantenere la coerenza dei dati. Quindi primo non c'entra niente come ruolo. Secondo, meno visibile ma più importante, immaginate un programma complesso, grosso, gigante, che non ha solo la nostra interfaccina JavaFX per essere comandato, ma gli stessi dati li posso modificare da remoto, via web, via una procedura automatica che arriva tutte le sere e butta via le persone che hanno il cognome che inizia con la Z perché non gli piacciono, va a sapere cosa. Cioè sto dicendo che sullo stesso modello, sugli stessi dati, possono voler e dover operare più proprietari diversi, più controller diversi. Magari il programma può partire da un'interfaccia grafica, oppure la linea di comando, oppure un'interfaccia via web, e va a sapere quant'altro. Ma i dati sono gli stessi. Quindi io non posso mettere i dati dentro il controller dell'interfaccia JavaFX se voglio che questi stessi dati siano accessibili, visibili e modificabili anche dalla linea di comando, per dire, dalla console di Eclipse. Devono essere separati. Quindi io devo progettare i miei dati facendo in modo che siano una classe autocontenuta che ha tutto ciò che le serve da sola, che ignora totalmente
se sta girando dentro un'interfaccia grafica, dentro un sito web, dentro... no, deve pensare ai suoi dati, deve contenere i dati per fornire i metodi per modificare, aggiornare, validare, leggere questi dati, possibilmente nascondendo il modo in cui internamente sono rappresentati, e poi avere tutte le funzioni di validazione, di controllo, eccetera. Questo diventa il pilastro su cui costruisco l'applicazione, il resto è folklore, i bottoncini, le caselle di test, eccetera, perché il grosso sta lì dentro. Quindi il modello deve essere una classe, no, che gestisce i dati indipendentemente dalle azioni che vengono fatte su questi dati, fornisce tanti metodi che corrispondono ai modi, no, di gestire questi dati, ma poi non sa che cosa se ne faccia, che cosa ne viene fatto. Per cui questi numerini qua indicano un tipico esempio di una transazione. Cosa succede? Qua c'è l'utente. L'utente fa qualcosa e questo qualcosa attiva un metodo nel controller. Il controller ovviamente legge i dati dell'interfaccia per capire cosa l'utente voleva e cambia lo stato del sistema. Aggiunge, cancella, ricrea da zero la lista. Dopodiché il controller modifica i dati visualizzati. Questo è il tipo di ciclo che si fa normalmente. Queste due frecce 4, 5 sono un pochino più complesse perché sottendono un automatismo che al momento non siamo ancora in grado di fare. Più avanti, se riusciremo a parlare di bindings, l'anno scorso non ce l'ho fatta, impareremo dei metodi per cui automaticamente quando cambia un dato qua viene aggiornata la casellina o il pezzettino di interfaccia utente che dipende da quel dato. Però per il momento non abbiamo ancora fatto questo. Quindi per noi ci fermiamo al punto 3. Controller cambia lo stato del sistema e poi di conseguenza cambia, legge, modifica lo stato del sistema e di conseguenza aggiorna l'interfaccia utente in modo che l'interfaccia utente rifletta lo stato attuale del sistema. In modo separato. Vabbè, qui. Allora, questo ragionamento generale, astratto, come lo mappiamo noi in JavaFX? Vabbè, la vista noi la definiamo attraverso, nel 99% dei casi, attraverso il file FXML, o meglio, il grafo della scena che carichiamo dal file FXML. Il controller è la classe controller che già conosciamo, che reagisce, e il modello è fatto di una o più classi che comprendono al loro interno, custodiscono i dati. Quando impareremo settimana prossima, questi dati possono anche essere a volte custoditi in un database relazionale, non solamente in una classe, ma avremo ovviamente bisogno di classi per parcheggiarle, per ricercarle, eccetera, eccetera. Cosa sa e cosa non sa, e che cosa ignora ciascuno di questi elementi rispetto all'altro? Ecco, il modello è quello che è più ignorante di tutti, nel senso che è più separato dagli altri, è quello che gestisce i dati, fornisce dei metodi per operare sui dati, garantisce che questi dati siano corretti, eccetera, quindi non posso fare operazioni illegali, tutto quello che volete, ma non saprà mai chi lo sta chiamando. Non saprà mai se viene chiamato perché un bottone è stato premuto o perché alle ore 12:47 bisogna fare questa operazione o perché non lo sa. Non voglio che lo sappia. Non voglio vedere dentro il modello nessun riferimento al controller, a nessun metodo del controller, a nessun elemento del grafo della scena. È fuori luogo, non c'entra niente. È dannoso, perché rende il modello non più indipendente, separabile, neutro, e quindi di fatto non può sopravvivere questo modello a un'evoluzione dell'interfaccia. Il controller ovviamente deve conoscere la vista, perché deve poterci leggere e scrivere, e deve conoscere il modello, perché deve interagire.
Normalmente il controller dobbiamo fare in modo che del modello conosca l'interfaccia, i metodi. Ma il controller dovrebbe, questo non è sempre facile, dovrebbe il più possibile ignorare come il modello decide di memorizzare i dati al proprio interno. Perché se domani imparo una struttura dati più efficiente, più furba, eccetera, devo, voglio essere libero di aggiornare il modello, renderlo più efficiente, e non per questo andare a toccare il controller. Se il controller dice aggiungi un elemento, che poi il modello lo sappia aggiungere in modo più furbo, è un problema di come implemento i metodi del controller. Quindi in qualche modo il controller dovrebbe avere sicuramente un riferimento al modello, ma per quanto possibile non deve avere riferimento, nessun riferimento alle strutture dati interne al modello stesso. Neanche in termini di classi e di package. Questo poi non è sempre facile o non è sempre possibile. La vista ovviamente deve conoscere il controller perché deve poter chiamare il gestore di evento, ma sicuramente non, tralasciando i punti 4 e 5 che abbiamo detto fanno ancora parte del nostro, ciò che facciamo noi nel nostro livello di programmazione, la vista non ha bisogno di conoscere nulla sul modello. Cioè il controller che a un certo punto mette 17 in un campo di testo, che cosa significhi questo 17 alla vista non interessa minimamente. Se corrisponde a un dato del modello o no, a quale dato, non deve interessare. Okay? Quindi al modello non interessa perché vengono richiesti i suoi servizi. Al controller non interessa come il modello esegue i servizi richiesti. Ok, sono due persone che lavorano schiena contro schiena, uno non conosce l'altro, ma ognuno sa fare il suo pezzo di lavoro e riescono a farlo bene. Proviamo a tradurre questo in un progetto di classe, scendendo su concreto. Pensiamo appunto all'esercizio in cui devo gestire un elenco, una lista di elenchi, no? Una lista di nomi, una lista di stringhe. L'esercizio della settimana scorsa, né più né meno. Dove l'interfaccia utente è fatta di vari pezzettini, crea, aggiungi, cancella, che lavorano tutti sugli stessi dati, ma ognuno con dei criteri diversi. Allora, come le domande a cui devo rispondere è dove metto le cose? Come organizzo il codice? Come organizzo le classi? Quindi avrò bisogno di una classe che memorizza il modello. Chi la crea e dove la dichiaro? Allora, qui dobbiamo avere le idee chiare sulla differenza che fa scrivere, immaginiamo che siamo in model la classe, model m punto e virgola, e rispetto a fare model m uguale new model qualche cosa. Perché un conto è avere la responsabilità di creare una nuova classe, l'operatore new, ma viene creato in un punto solo. Poi nulla vieta che il riferimento a questa classe, e non una copia di questa classe, o non una nuova classe dello stesso tipo, ma il riferimento a quella classe che è stata creata venga passato, tramandato alle altre classi che hanno bisogno di parlarci. Adesso poi entrare nel concreto si capisce meglio. Quindi la prima domanda è chi crea gli oggetti? E dove li dichiaro? Questi oggetti sono dichiarati dove? Sono creati dove? Sono dichiarati a livello di classe o a livello di metodo? Sono variabili di classe o variabili di metodo? Di caso per caso ci ragioniamo. Quale classe deve avere accesso a cosa? Quindi una classe può conoscere un'altra? Può chiamare metodi di un'altra? Può? Beh, il linguaggio Java mi dice sì, chiama quello che vuoi, basta che ti crei un riferimento, crei un nuovo oggetto e chiami i suoi metodi. Ma questo è il senso di può qua, è opportuno che lo faccia? Devo cercare di farglielo fare o devo cercare di non farglielo fare? Allora io qua ho provato a riassumere in un diagramma delle classi una possibile organizzazione compatibile con JavaFX dell'esercizio delle liste. Dove tutto parte da qua, alcune di queste frecce sono obbligate, no? Fanno parte dello schema dell'interfaccia, dell'applicazione JavaFX di base. C'è una classe applicazione,
o meglio, una classe Pinco Pallino che deriva da applicazione, che estende applicazione, che contiene il famoso metodo start. Poi abbiamo la vista, che di fatto è il grafo della scena, no? Quindi ha lo stage con la scena che contiene il nodo radice e contiene tutti i vari node della... Questa scena qui è quella che ci viene creata automaticamente nel momento in cui carichiamo l'FXML. Poi abbiamo definito una classe controller, che contiene i vari action handler. E poi supponiamo di voler seguire il suggerimento che dice i dati, memorizzali dentro una classe separata che chiami modello. In questo caso l'ho chiamata datalist questa classe, però è una classe che rappresenta il modello. Allora, cosa succede quando il programma parte? Da quando il programma parte, il metodo start crea la scena. Nel senso che chiama l'fxml loader, il quale, leggendo il file, crea l'oggetto scena. Anzi, crea l'oggetto root, che poi noi associamo all'oggetto scena. No? New scene, tra parentesi, fxml loader.load, fxml loader mi ritorna il nodo radice e creiamo una nuova scena che abbia quel nodo come radice. Qui dimentico lo stage, la finestra, perché non ci interessa più. Tanto non li tocchiamo. Nel caricare la scena, da file, l'fxml loader, sapete che nell'fxml ci ricordiamo di indicare il controller, quindi l'fxml loader sa qual è la classe controller da associare alla scena stessa. E allora, di fatto, è il processo di caricamento della scena in pancia alla scena, dentro la scena, viene creato il controller, la classe controller. Questo lo sapevamo già. Gli event handler registrati nell'fxml fanno sì che la scena, la classe scena, chiami i metodi del controller. Perché quando noi giochiamo con l'interfaccia, stiamo interagendo con la scena. Quando schiacciamo un bottone, la scena dice, ah caspita, a questo evento qui è associato un event handler, aspetta un attimo che lo chiedo al controller. Sveglio il controller, chiamo uno dei suoi metodi. E questo è il ciclo normale. Il controller cosa fa? Vedete che qui c'è scritto get set, cioè il controller può leggere e scrivere delle proprietà che sono proprie della scena. Quindi tipicamente il testo, i numeri scritti dall'utente, l'output che voglio fornire, eccetera. Quindi la scena rispetto al controller fa due cose. Lo crea all'inizio e invoca i metodi. Gli event handler. Bon. Dopodiché dal punto di vista della scena è tutto lì finito. Il controller è quello che contiene la logica del funzionamento del programma. È il controller che sa quando viene premuto quel bottone cosa devo fare, che cosa devo fare e cosa fa questo programma. E lo sa lui solo. Solo lui. La scena non lo sa. E quindi fa questi get set rispetto alla scena. Adesso, in tutto questo, come si posiziona il modello? Beh, di sicuro il controller dovrà poter leggere e modificare, qui scritto get set check, quindi leggi, scrivi e controlla, il valore attuale dei dati. Penso, le stringhe, aggiungi, togli, cancella, eccetera. Crea la lista, aggiungi un elemento, cerca un elemento, cancella un elemento, come esempi di metodi possibili. E quindi il controller deve avere accesso a questo modello. Allora, come fa una classe ad avere accesso a un oggetto? O se lo crea lei, o il controller è lui stesso, il controller, a creare, a fare la new del modello. Io qua, tra le variabili locali di controller, ho messo una variabile model. Nulla mi vieta nel codice di initialize, per esempio il controller che viene eseguito all'avvio, di fare una new di quella classe modello. Il problema è che sto legando molto il modello che non può più vivere senza quel controller lì. È legato a essere creato da quel controller lì, non può vivere indipendentemente. E questo è brutto.
Immaginate di avere un programma più complesso, fatto di tante videate, tante scene diverse. Quindi la videata iniziale col menu, poi scelgo una cosa, poi mi apre una videata di dettagli, di inserimento dati, eccetera, eccetera. Ogni finestra, ogni videata, è una scena diversa. E ogni scena ha il suo controller. Quindi ogni volta che chiudo una finestra e ne apro un'altra, viene reinizializzato da zero un controller nuovo. Ma non posso pensare che questo controller, ogni volta che apro finestra, mi crei un modello nuovo da zero, dimenticando i dati precedenti. Cioè i dati devono preesistere al controller. Vivere fuori dalla esistenza effimera del controller che viene attivato e disattivato tutte le volte che apro e chiudo una videata, la finestra. Quindi questo è il motivo per cui il modello non l'ho fatto creare al controller, ma ho messo questa create qua sotto. La crea il main, la crea l'applicazione. Anche senso, io faccio un'applicazione, faccio un programma non per mostrare dei bottoni, faccio un'applicazione per gestire dei dati. Allora l'applicazione stessa che crea il modello su cui, poi tutto il resto deve lavorare, ma sono le parti sopra sono le parti grafiche che servono per operare, ma il vero lavoro è qua sotto. Quindi il modello lo crea il main, la classe principale. Però se lo crea questo, il riferimento a questo oggetto sarà dentro una variabile del main, della classe principale. Come fa il controller a conoscere questo? Perché questo model che c'è scritto qua deve essere lo stesso che c'è scritto qua. Ma il fatto che io lo chiami nello stesso modo, in due classi diverse, non vuol dire che automaticamente sono la stessa cosa. Quindi vorrà dire che, e qui ho aggiunto setModel, qua sopra, un metodo sul controller, perché a un certo punto il main, dopo aver creato il modello, dice al controller, senti, questo è il modello su cui devi lavorare, te lo do in gestione. E quindi il modello, il controller riceve questo riferimento a una classe di cui chiamerà i metodi per lavorare. Di questa classe non sa un granché di più. Bene, bene che non sappia molto. Non l'ha creata lui, viene fatta fuori. E non sa neanche questa classe come gestisce i dati al suo interno. Bene, ancora meglio. Quindi nell'esercizio 3 della volta scorsa, il problema si risolveva, nel senso che io, se io avessi già conosciuto questa struttura, dicevo, ma la lista me la memorizzo qua. Avrò un metodo crealista di un certo tipo, un altro metodo crealista di un altro tipo, sulla base dei bottoni il controller chiamava un metodo o l'altro, ma poi sono tutti i problemi di questa classe modello che si può concentrare sui dati e può disinteressarsi delle problematiche di interfaccia, validare i dati, mostrare il bottone, eccetera, eccetera. È molto più pulito così. Ok, questo è, se vogliamo, lo schema a cui cercheremo di tendere sempre. Quattro classi anziché due da gestire, ma ognuna con un compito ben chiaro. Allora, io volevo provare a farvi un esempio un pelino più complicato dal punto di vista della struttura dati, così si vede un po' meglio e un pochino più semplice, visto anche il tempo, rispetto agli esercizi di laboratorio. Ho pensato a un semplice programmino. Adesso chiudo il progetto perché sennò non vale copiare da me stesso, in cui voi possiate inserire i voti dei vostri esami e lui vi calcola la media. Per cui deve avere il titolo del corso e il voto. E allo stesso tempo avere una funzionalità per cui magari sia possibile ridare un esame. Per cui quando io scrivo informatica 18, mi conta quel 18 nella media. Se io scrivo dopo un po' informatica 30, sostituisce il voto vecchio con quello nuovo. Ma poi, come piccola funzionalità in più rispetto a gestire semplicemente l'elenco in cui aggiungo e basta. Allora, proviamo a crearlo come progetto. Lo chiamiamo media voti.
andiamo avanti, qui non dobbiamo dire nulla, qua dobbiamo dare il nome del package, non lasciate application che è tanto brutto, poi tecniche di programmazione, MediaVox. E vogliamo che la scena sia definita in fxml, non è d ma voti. L'fxml lo chiamiamo voti e il controller lo chiamiamo voti controller. Allora, cominciamo a pensare qui ci sono le solite classi. Cominciamo a pensare ai dati, perché poi il motivo per cui facciamo il programma è gestire questi dati. Allora, creiamo una classe modello, anzi addirittura per separarlo mi faccio ancora un package separato, punto .model. E dentro questo package definirò una classe che contiene i dati. Quindi possiamo chiamarla, per scarsità di fantasia, voti model. Voti model è una classe, pensiamo prima all'interfaccia sempre di questa classe, ai metodi che offre, ai metodi pubblici. Cosa devo poter fare? Devo poter aggiungere un voto di un esame e calcolare la media, minimo, minimo, poi magari altre cose belle. Quindi sicuramente dovrà esserci un metodo public, aggiungi di un esame, e un altro metodo, public, scusate, void, e un altro metodo che mi permette di ottenere la media di questi voti qua. Public, double, get media, aperto e chiuso il conto. Al controller interessa solo questo. Io potrei anche fare così. Dei metodi cosiddetti stub, cioè che ci sono ma rispondono una cosa finta. E poi cominciare a lavorare sul controller, sull'interfaccia utente, eccetera, eccetera. E dopo pensare, anche qualcun altro potrebbe andare avanti a sviluppare questo. Capite la forza della separazione? Io in un minuto ho definito quelle che sono le caratteristiche essenziali del mio modello. Le operazioni che il controller dovrà fare sul modello, il controller ha solo bisogno di questo. Poi come sono memorizzati gli esami, come sono indicizzati, come faccio a gestire la media, queste sono operazioni facili da fare, ma di sicuro il controller non interessa. E io l'ho definito senza sapere, senza avere nessun riferimento né al controller né al main, né niente. Da questo package model non esce niente, non deve sapere nulla. Se domani dovrò fare un altro progetto che lavora sui stessi dati, sono sicuro che tutto ciò che è contenuto in questo package può essere preso tale quale, perché non dipende da null'altro. Vabbè, devo definire questa classe esame qua, ovviamente. L'esame è fatto di un voto e di un nome di un esame. Avrei anche potuto scrivere il metodo aggiungi con una signature che diceva una stringa e un numero, però no. Perché poi voi che domani non mi venga in mente di aggiungere la data? E allora se ho un metodo che riceve una stringa e un numero, e questo metodo viene chiamato in 47 posti, e se devo aggiungere la data, vorrà dire che in tutti i 47 posti in cui è chiamato quel metodo devo andare lì a aggiungere la data. Invece no, noi astraiamo, diciamo che okay, il metodo aggiungi riceve un oggetto di tipo esame. Oggetto di tipo esame che è un oggetto stupido. Facciamocelo pure creare, allora, qua.
non lo creiamo noi a mano, ma crea una classe esame, me la faccio creare dentro il modello perché è un oggetto di modello, questo qui. E cosa contiene? Vabbè, diciamo, partiamo dalla versione semplice, no? Contiene il corso, che è una stringa, e il voto, che è un intero. E boh, per il momento, no? Poi, se voglio, posso sempre farla crescere questa classe, tanto è nascosto lì dentro. Sto nascondendo i dettagli il più possibile in modo da fare in modo che la maggior parte del programma non debba conoscerli, non debba dipenderli. Dopodiché, ovviamente, questi sono campi privati di una classe, per poterci leggere e scrivere qualche cosa avrò bisogno dei soliti get e set, no? Dei metodi get e set, ma questi qui costano zero perché me li fa Eclipse. Genera getter e setter per corso e voto, sia il get che il set, ok, buon. E poi, sai com'è, mettiamoci anche un costruttore, generate constructor, costruttore che prende, per costruire l'oggetto, ha bisogno di questi due campi, ma questi sono i parametri del costruttore che vogliamo specificare. Fatto. Ok? Allora, questo che abbiamo fatto, in gergo si chiama, abbiamo fatto un Java Bean. Avete sentito questo termine? In Java, fatemelo scrivere, Java Bean per la classe esame. Non, è semplicemente un nome che vuol dire una semplice classe che è un contenitore di dati. Un Bean è un gioco di parole, perché Java come linguaggio, vabbè, è il nome di linguaggio, ma Java significa anche una marca di caffè. Java Bean sarebbe un chicco di caffè. Si divertivano così. Sta a indicare un tipo di classe che offre le funzionalità essenziali per gestire dei dati. È un Bean, è una classe che non ha logica di per sé. Quindi hai dati, dei dati hai costruttore, hai get, hai set, avrà dei metodi di validazione che controlla se le cose sono giuste o sono sbagliate, avrà, oggi avete imparato che devo metterci un hash code nei metodi, un equals, se voglio usare questo oggetto all'interno, ad esempio, delle mappe, delle hash map. Ha i metodi per far funzionare i dati, ma non ha operazioni su questi dati. E quindi gestisce quel tipo di dato lì, in modo minimale. C'è una specifica Java Bean che sono 150 pagine, di cui le cose essenziali sono, deve avere un costruttore, deve avere metodi get e set col nome giusto per ogni campo, e poco altro, semplicemente. Allora, avendo questa classe, io ho praticamente finito il modello, vabbè, devo implementare queste cose. Ma volutamente non le implemento ancora. Adesso vado avanti a fare il resto del programma. Passo dall'altra parte e dico, beh, c'è un mio amico che è bravo di grafica, gli faccio fare a lui l'FXML, e un altro che è bravo a fare il controller, gli faccio fare il controller. Stiamo proprio separando, pensando a cose diverse in momenti diversi. No? Per cui questo qui, il solito border pen che a me piace tanto, gli metto un titolo che è esami o voti esami, quello che volete, facciamolo grosso, facciamolo blu e poi mettiamoci dentro. Cosa mi serve? Mi serve per ora, no? La possibilità di inserire un voto. Quindi serve una casella di testo per il titolo del corso, una casella di testo per il voto e un bottone inserisci. E poi mi serve uno spazio in cui poter scrivere la media. Allora, posso mettere, queste, mi faccio una bella V-box,
nel centro, nella prima metà della VBox ci metto un flow, direi, o un HBox uguale, che conterrà al suo interno un campo di testo, qui dentro l'HBox, un altro campo di testo e un bottone e poi sotto ci metterò un altro campo di testo se voglio, per, quindi dentro, da dentro la VBox, quindi qua, no? Le odio queste cose, proviamo di qua. VBox, ecco. È brutto da vedere e da pensare, ma perché lui cerca di fare il furbo. Tante volte, se lasciamo che lui si calcoli le dimensioni da solo, viene fuori qualcosa di migliore. Diamogli un pelino di margine a questa cosa qui. Margine sinistro. Che sia un po' di aria. E la VBox, spaziamo un po' di più gli elementi. Una cosa del genere. Poi diamogli anche un po' di margine sotto. Dai. Vabbè, noi sappiamo, dovremmo mettere delle etichette, ma per il momento diciamo che lo sappiamo che qui ci va il corso e qua ci va il vuoto. E questo bottone scriviamo inserisci. Beh. È brutta, è essenziale, ma poi le etichette, gli abbellimenti li potremo sempre aggiungere in un secondo momento. Ciò che è importante avere dall'inizio è gli elementi di cui controllerà bisogno. Gli elementi di cui controllerà bisogno sono il riferimento a questa casella di testo, di cui devo dare l'fxid e quindi lo posso chiamare txt corso, in riferimento a quest'altra casella di testo che posso chiamare txt voto, questo bottone inserisci gli do un nome anche se in realtà non mi serve, bottone inserisci, ma a me serve soprattutto il metodo onAction per chiamare l'event handler do inserisci. E poi la casella di testo sottostante che la chiamo txt result, per dire, perché ci visualizza il risultato. E farò in modo che sia una casella di testo non modificabile dall'utente, perché contiene il mio risultato. Quindi ho una cosa di questo genere, qui ci scriverò il corso analisi 1, il voto 13 inserisci, e qua sotto adesso non ti posso scrivere nulla ovviamente, ma dovrebbe comparire la tua media finora, o informazioni di questo genere, minimale, ma così come abbiamo fatto un modello minimo abbiamo fatto una vista minima. Poi andiamo avanti a pezzettini, se riusciamo a separarle riusciamo ad andare avanti su una indipendentemente dalle altre. Fatto questo, salvo e vado a vedere il controller. Allora, faccio generare lo scheletro
Da questo momento in avanti cercherò di non modificare più gli elementi della scena di cui il controller aveva bisogno, se no dovrò poi andare a riportarmeli da qui in Eclipse, se aggiungo dei bottoni, se cambio il nome degli elementi, se cambio idea, non è una casa di testo, è una label o viceversa, dovrò aggiornarlo, no? Non sempre si riesce a fare giusto la prima volta, però ci proviamo. E quindi importiamo a modo di copia e incolla questa cosa qua dentro. E cosa devo fare adesso a questo punto? Solo più nel controller dovrei gestire l'evento di inserimento. Allora, l'evento di inserimento significa andarmi a prendere, guardate, mi sveglio a metanotte e mi dicono inserisci, Inserisci cosa? Beh, inserisci un voto per un corso. Ok, allora, il corso qual è? È uguale a txtcorso.getValue, getText, scusate. No? E invece il voto qual è? E beh, sarà il voto, lo prendo in txt voto punto get text e poi da string lo devo far diventare intero. Quindi è una prima fase in cui acquisisco i dati. Poi ho una seconda fase in cui faccio l'operazione, delegandola al modello, e la terza fase in cui aggiorno l'output. Giusto? Alla fine gli event handler lavorano quasi tutti così e poi torno a dormire, che è la cosa più importante. Ma è importante davvero tornare a dormire, perché nel momento in cui stiamo eseguendo il codice di un event handler, ce ne accorgeremo quando faremo programmi che fanno cose più complicate, l'interfaccia utente rimane congelata. L'utente non ci può fare nulla, è bloccata, è congelata proprio. Perché Java sta eseguendo questo codice e non il codice della vista. E ciò che fa interagire l'utente con l'interfaccia grafica è la vista. Quindi è bene che un metodo di controller ritorni il prima possibile. Per fare cose lunghe vedremo come fare. Ma qui faccio in fretta, tutto sommato. Delegando al modello scriverò model. Com'è che l'ho chiamato quel metodo che non ho implementato, e non model.java, sì, dov'era? Voti model, aggiungi si chiama, aggiungi di new esame corso voto. E poi fa tutto il modello. E poi l'output dovrò dire, dunque, txt, come si chiamava, result, punto, set text, e cosa gli scrivo? Gli scriverò la tua media è, no? Posso usare ad esempio uno string.format, dicendo la tua media, due punti, per cento F, virgola, e qual è il valore? Beh, me lo dice chi? Il modello. Punto get media. Ok? Conoscete string.format? La vecchia printf, anzi, la vecchia sprintf del C, no? In cui gli dai uno schema e poi gli, con dei placeholder,
per 100F, per 100D, per 100D, sono leggermente diversi da quelli del C, ma basta andarseli a vedere nella documentazione, l'idea è la stessa, e poi gli passi i parametri, i valori. Per cui a volte, piuttosto che non concatenare un pezzo più un pezzo più un pezzo, giocare, fare un'espressione di stringa di concatenazione lunghe 6 righe, dopo che ti perdi, questo è molto più comodo perché hai il template e poi hai i dati da inserire. String.format. Oppure lo potete fare direttamente su uno stream, potete fare system.out.format, anziché .println, e ti permette. Ma noi non andiamo mai in system.out, quindi. E ti restituisce una stringa formattata così, quindi interpola i dati, li inserisce dentro, con le istruzioni di formattazione, in questo caso ho dato il valore default per un double. È fatto il controller. Gli manca solo un pezzo. Perché l'unico errore che ho qua, da qui ho due errori. Uno è new esame, vabbè, devo importare questa classe. L'altro è più grave, model. Che è model? È un riferimento al modello. Allora, io il modello finora l'ho dichiarato, non l'ho implementato, ho messo degli stub semplicemente, ma non l'ho neanche mai creato. Cioè non c'è una sola riga di programma finora che faccia new del model. Ma prima ci siamo convinti, non lo so, forse vi ho convinti, che chi deve fare e chi deve creare il modello è il main. Non sicuramente il controller, non la vista perché non è nostra, è XML, come faccio. Quindi torno nel mio, non esame, nella classe main, main.java, e qui devo creare il modello per poi passarlo al controller. Per fare in modo che il controller possa chiamare metodi su quel modello e devo crearglielo e poi passarlo. Dici, lavora su questo. Allora, approfittiamo per togliere questo 400 delle scatole, perché noi giochiamo, ci presentiamo bene l'interfaccia utente e poi se mettiamo quel 400 per 400 viene forzato e non prende la dimensione dell'FXML, ma questo purtroppo è il template con cui FX Clips crea i progetti. Quindi io posso creare anche prima di tutto il modello. Crea un costruttore della classe model, no, non si chiama model, si chiama voti model, chiedo scusa. Qui ovviamente devo importare questa classe. Poi questo variabile model può essere una variabile di istanza del metodo start, può essere una variabile del metodo application, è abbastanza indifferente. Lo trovo poco da qua. Quindi qua creo il modello su cui lavorerà il programma. Quindi l'ho creato fuori, quindi se il mio programma fosse più complesso di un'applicazione JavaFX semplice, se avesse più stage, più scene, eccetera, il modello c'è. Poi creo tanti controller, tante viste che permetteranno di lavorarci sopra. Adesso, questo modello che ho creato e che VotiMod era talmente stupido che per ora non è anche un costruttore. Era il costruttore default che inizializza le variabili locali che non ne ha. Facciamo in fretta. Ma qui mi dà ancora errore, perché ovviamente model è una variabile locale dentro il main e non è una variabile visibile dal controller. E allora dovrò innanzitutto definire una variabile dentro il controller, voti model, qua. E vabbè, dovrò importare il package. Però non basta, perché se l'ho definita così questa variabile vale null. Non ha nessun valore, perché ho definito, qui non ho definito un modello, ho definito un riferimento che dovrà puntare al modello che il main ha creato. E come fa questa classe a saperlo? A chi la chiede? Non può chiederla, sono gli altri che devono dirlo. Quindi io aggiungerò al controller un bel metodo, lo metto qua in fondo, ad esempio. Void public void setModel
di voti model M. Un setter, no? Per il model. E quindi dirò che this.model uguale M, proprio un metodo complicatissimo, ma che permette dall'esterno al main che ha creato il controller di dire: controller, tu devi lavorare su questo modello che ti do io. Che è bello, perché se domani dovessi fare un programma che gestisce non solo i voti miei, ma quelli di tutti, avremo tanti modelli per ciascuno di noi. E ogni volta il controller dirà: lavorare sui voti di Tizio o sui voti di Caio. Il controller non sa da dove arriva questo modello. Qualcuno gli dice: devi lavorare con questo. E lui lo fa. Quindi a questo punto l'errore qua non c'è più a livello di compilazione. Il problema è che questo set model lo devo chiamare sul controller. Chi lo deve chiamare? Il main. Quindi a un certo punto dovrò scrivere controller.setModel. Giusto? Controller. Chi l'ha creata la classe controller? È stata creata qua dentro. Che ha creato il grafo della scena, nel creare il grafo della scena ha creato anche la classe controller, l'ha inizializzata, e poi mi restituisce un riferimento al root, all'elemento radice. Ma non mi sta restituendo un riferimento al controller. Quindi l'ha creato, ma non mi dice dov'è. Vabbè, non me lo posso far dire, tranquilli. Basta che spezzi in due questa operazione qui. Chi lo sa quale controller è la classe fxml loader? Solo che qua ho fatto tutto in una riga sola e lui mi restituisce un'informazione sola. Allora basta modificare leggermente questa cosa dicendo: senti, creiamo una classe loader esplicita, new fxml loader, a cui passo il riferimento della risorsa da caricare. Cosa ho sbagliato? Ah, la L maiuscola. Dopodiché, su questo loader chiedo due cose. Quindi qui ho inizializzato una classe loader, che è una classe che è capace a caricare quel file fxml. Quindi ho costruito un oggetto, non ho ancora caricato, ho solamente costruito l'oggetto caricatore, che ha come parametro, uno dei costruttori che ha, può ricevere come parametro direttamente il nome del file. Poi subito dopo, su questo loader, chiamo il metodo load, lui lo carica, e mi restituisce l'elemento radice. Ma a questo punto il signor loader è ancora vivo e quindi posso chiedere al signor loader di dirmi: senti, ma il controller che hai fatto dov'è? Che hai creato tu? Dammi il riferimento, perché a me serve usarlo. E quindi loader.getController mi dà un riferimento alla classe controller che fu creata durante il processo di caricamento della scena. E dove lo metto? Me lo salvo da qualche parte, voti controller, controller uguale. Quindi qui attenzione, non sto creando il controller. Non ho fatto una new. La new l'aveva fatta il loader prima. Mi sto salvando un riferimento al controller che è stato creato là. Cioè, se non vedo scritto new non sto creando niente, mettiamocelo in testa. Solo passando avanti e indietro riferimenti a oggetti che già esistono e che qualcun altro ha creato. E a questo controller posso dirgli set model di model. Caro controller, che sei appena stato creato dall'fxml loader, adesso che ti conosco ti dico: beccati sto modello e lavora con questo. Ok?
Allora, praticamente da adesso in avanti, lavorando con questo modello separato, dobbiamo modificare sempre in questo modo la fase di ricaricamento dell'FXML. Semplicemente per poter avere l'oggetto loader su cui chiamare il metodo getController. E quindi separiamo l'operazione di caricamento dall'operazione di creazione del loader. Ma, vabbè. Il resto non cambia e a questo punto il programma dovrebbe essere pronto. Parte, forse, vediamo. E non fa niente perché... Perché non fa niente? Perché l'FXML non si era accorto che ce l'avevo. Eccolo qua. Io se scrivo che analisi 1 ho preso un bel 17, lui mi dice lo stesso che la media è 29,8. E questo è il vantaggio di avere... il controller fa quello, non fa niente, no? Restituisce sempre 29,8 perché ha su di morale. A parte la stupidità di questo, abbiamo costruito tutto il programma senza sapere minimamente, ma non noi, senza che le classi sappiano minimamente come memorizzerò i dati. Come l'ha memorizzata sta roba? In una mappa. Giusto? Sì, no, boh. Una lista, una array list, una linked list, una tree map, un hash map, vabbè, lo decideremo, adesso dobbiamo ragionare sul modello, su qual è il modo più efficiente per memorizzare quei dati, poi per fortuna non date 12.000 esami, quindi in qualunque modo li memorizziate va bene lo stesso dal punto di vista dell'efficienza, visto che i dati sono pochi. Però abbiamo separato la progettazione dei dati, l'efficienza dei dati, le strutture dati, rispetto al resto del programma che è finito. No, c'è ancora da abbellire questo, bisogna, perché sono caselle di testo in cui nessuno sa cosa si può scrivere dentro, devo mettere etichette, devo allinearle meglio. Sì, ma posso lavorare sull'FXML senza toccare il controller, senza toccare il modello. Il controller è finito, ma manco per scherzare. Il controller è in uno stadio embrionale, ma sta roba qua... Non fatemi vedere una cosa di questo genere. Con un parse int senza il try catch intorno, uno può scrivere qualunque cosa, sparare un'eccezione che tira giù il soffitto del programma, no? Cioè, i dati devono essere controllati, validati, lunghezza minima, esiste il corso, non esiste, il dato intero, maggiore di 0, minore di 30, e ce n'è di roba da fare. Però abbiamo imbastito uno scheletro, che ci accompagnerà sempre questo tipo di scheletro, in cui ciascun pezzo fa il suo lavoro. La faccia grafica adesso la dobbiamo abbellire, rifinire, il controller dobbiamo aggiungere i controlli, sai, quando uno si sveglia due notte prima di poter dire ok, inserisco, devi fare un po' di controllo. E il modello ha tutto il lavoro da fare, deve implementare quei per ora due metodi nel modo più efficiente possibile. Dimmi, c'è una domanda? Da fare, scusa? Allora, in ottica, io l'ho fatto, avevo un certo vincolo di tempo, voi in laboratorio avete vincoli di tempo ancora maggiori. Quindi è ammissibile in una prima stesura badare al sodo e alla funzionalità del programma. Dopodiché però uno si ferma e lo rifinisce perché non è accettabile che un programma lanci un'eccezione. Okay? Per cui alla peggio quel metodo lì non fa niente, perché il modo giusto dovrebbe essere impedire di inserire dati che non ti danno, oppure cioè, comunicare all'utente, eccetera. Piuttosto non faccio niente o loggo un messaggio di errore, ma devo intercettare l'errore. Cioè all'utente non dovrò mai dare come risposta un'eccezione in faccia. Okay? Qui devo prevederlo. Poi, nel primo sviluppo puntiamo alla funzionalità, no? Però se per dire all'esame non deve succedere. Ecco, scusate, guardiamo solo insieme ancora chi conosce chi.
controller conosce il modello ma non l'ha creato lui. Il controller chiama dei metodi sul modello. Lo conosce e ne chiama dei metodi. E si fa dire da qualcuno qual è il modello su cui lavorare. Il controller non conosce il main, conosce dei pezzi della vista, quelli che gli abbiamo voluto far conoscere noi. La vista conosce il controller ma non conosce minimamente il modello. E il main, vabbè, essendo il main, conosce un po' tutti. Conosce il modello, anzi l'ha creato lui, conosce il controller, e anzi ha dato al controller il modello da gestire, conosce la vista, perché l'ha caricata e la mette in scena, eccetera, eccetera. Ma dopo che conosce tutti, fa un passo indietro e lascia che lavori. Allora, questo esercizio qui è da finire nei reparti, quindi abbellire la vista, aggiungere tutti i controlli, la gestione nel controller e soprattutto implementare una struttura dati qua, che secondo me in questo caso deve essere una mappa, per cui potete esercitare sulle mappe che avete appena visto, una mappa che mappa la stringa del nome del corso su esame o su voto. Cioè voi fareste private map string integer voti oppure private map string esame voti 2. La 1 o la 2? Tutti per la 2? Perché? Perché non è facile. Per 10 motivi. Allora, la prima è molto miope. No? Nel senso che, sì, serve la funzione minima, se vogliamo. Però se io volessi aggiungere, immaginate la data, abbiamo detto prima, un campo in più, un'informazione in più legata all'esame, qui non posso. Che faccio? Un'altra mappa solo per la data? Non ha senso. Ok? Quindi è sicuramente più generale questa. Questa versione qui prescinde dal contenuto della classe esame. Ma che bello! Se la classe esame ha 27 campi diversi, oppure ne ha 28, continua a funzionare. In più, quando io prendo un dato dalla mappa, quel dato ha tutto, compreso il nome del corso, altrimenti avrei tutti i campi tranne il nome del corso e so che ho preso quel voto in quella data, ma non so più di che esame fosse. È vero che se ci arrivo dalla mappa lo conosco, ma se ci arrivo per altri modi, ad esempio dall'insieme dei valori, faccio restituire la collection dei valori, ho tutti i valori con tutti gli esami. È, diciamo così, un'informazione autosufficiente. Potrebbe sembrare che qua spreco memoria, perché dici, ma come, scusa un attimo, mi fate le pippe sul fatto che dobbiamo gestire 12 milioni di dati e poi il nome del corso me lo scrivi due volte. Prima nella chiave della mappa e poi anche nel valore della mappa, perché dentro esame c'è. Giusto? E qui dentro mi farai una cosa del tipo voti2.add, il valore, la chiave cosa sarà? E.getCorso e il valore sarà E. Quindi dentro E c'è già la stringa, ma la riprendi per mettere nella chiave, quindi la scrivi due volte. No che non la scrivo due volte, eh? È un riferimento alla stringa. E.getCorso non è la copia della stringa, un'altra uguale, è quella là, esatta, identica. Semplicemente copio un riferimento. Cercate di farvele queste domande cattive, no? Perché vi aiutano a capire e entrare nella logica di queste cose. Ok, io adesso vi distribuisco poi questo progetto.
nudo, così come l'abbiamo fatto fino un attimo fa, così avete il piacere di provare a completarlo, poi dopo un po', qualche giorno vi do anche una versione completa. Grazie.